Buonasera e ben ritrovati all'Infinito dentro un bisogno, la trasmissione a cura del Centro Servizi per il Territorio delle Province di Novara e del VCO che, con i servizi e le interviste ai protagonisti del mondo del volontariato, ci porta alla scoperta delle tante realtà del terzo settore impegnate sui nostri territori. Iniziamo la nostra puntata andando a conoscere ASHD, Associazione Sportiva Handicap Dilettantistica di Novara, che si occupa dell'avviamento alla pratica sportiva ludica, promozionale e agonistica di soggetti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale. Promuove sul territorio di Novara da oltre 40 anni l'attività sportiva in diverse discipline, partecipa e organizza manifestazioni a livello agonistico e collabora con alcune scuole del novarese con progetti ad hoc. Tra le varie attività che svolge, come ci racconta il presidente Antonello Brustia nel servizio, organizza anche il centro estivo Summer Special Camp. L'associazione ASHD è l'acronimo per Associazione Sportiva Handicap Dilettantistica di Novara. È nata nel 1980. Ed era composta all'epoca esclusivamente da disabili fisici, incidenti sul lavoro. Dopo qualche anno si è aperta anche a disabilità intellettive, soprattutto, che rappresentano attualmente il 90% oramai dei nostri utenti. All'inizio si faceva esclusivamente basket, tiro con l'arco, appunto attività prettamente praticate da disabili fisici. Poi invece con il nuoto abbiamo cominciato a integrare anche disabilità intellettive, poi abbiamo fatto altri sport come atletica leggera soprattutto, che è stata molto importante per la nostra associazione, perché è stata la prima disciplina attraverso la quale un nostro atleta si è laureato campione del mondo, campione olimpico, Maurizio Nalin, che risulta tuttora il nostro portabandiera, anche se da qualche anno ormai ha smesso. Un'altra disciplina molto importante per l'associazione è stata tiro con l'arco, dove anche lì abbiamo portato due atleti alle Olimpiadi, Giuliano Coten e Mariangela Perna. Anche nel nuoto ci siamo tolti una soddisfazione con la partecipazione olimpica di Isabella D'Amico a Barcellona. Abbiamo un campione europeo di tennis per le sindromi di Down, Lele Bezzi, fortissimo. Attualmente la disciplina principale è il nuoto, dove abbiamo più di 40 utenti a tutti i livelli, dall'acquaticità ai campionati italiani. Poi abbiamo calcio 5, dove abbiamo una decina di ragazze. Facciamo il campionato lombardo, perché purtroppo in Piemonte non si riesce ad organizzare un campionato regionale, ma non per mancanza di volontà, ma per mancanza di squadre. Poi facciamo equitazione, tennis. Avevamo una bella squadra di atletica, poi per vicende legate al campo, che non era più funzionale alla nostra attività, si è sciolta la squadra. Adesso siamo tra i gestori del campo da un mese e quindi cercheremo di ricostituire anche questo settore, che è stato per anni trainante per tutta l'associazione. Ecco. Se si parla di atleti tesserati, diciamo che sono una sessantina. Se invece consideriamo anche quelli che fanno attività ma non competono, penso che riusciremo ad arrivare ad almeno un'ottantina, 90 individui. Se poi allarghiamo anche
alle attività che facciamo nelle scuole, allora superiamo abbondantemente le 100 persone che comunque girano all'interno dell'associazione. Il primo progetto a cui abbiamo preso parte è stato Sportiamo Insieme, si basava sulla prerogativa dello sport fatta all'interno delle scuole, dedicata appunto a ragazzi con disabilità. Il progetto all'inizio era finanziato sia dal Comitato Italiano Paralimpico che dalla provincia e aveva coinvolto veramente tanti ragazzi. Terminati i finanziamenti da parte del CIP, e questo progetto Sportiamo è confluito in un altro progetto invece cofinanziato dalla provincia di Novara che si chiama Mai Uno di Meno. Comunque attualmente sono 4 istituti quelli che aderiscono a questo progetto, che sono oltretutto i 4 istituti che hanno all'interno più ragazzi con disabilità. In buona sostanza il progetto consiste nelle attività che si possono fare in classe, a scuola, in palestra. I nostri tecnici entrano nelle scuole e svolgono lì l'attività. Nelle attività come nuoto oppure equitazione sono i nostri volontari con i pulmini che prendono i ragazzi e li portano negli impianti e li riportano in classe. L'anno scorso abbiamo chiesto un finanziamento alla Fondazione Comunità del Novarese per mettere di nuovo in campo un centro estivo. L'anno scorso è andato benissimo perché è durato addirittura un mese con diversi laboratori, molte gite, e quest'anno cercheremo di riproporlo perché c'è veramente bisogno. Ci sono molte richieste e non tutte possono essere soddisfatte purtroppo. Abbiamo appena sentito dal presidente Brustia che l'attività sportiva più frequentata in ASHD è il nuoto. Sentiamo allora uno dei tecnici che segue e allena i ragazzi e le ragazze, Massimiliano Moretto, che ci spiega l'importanza di questa disciplina sia per il corpo che per lo spirito degli atleti e anche le emozioni che si provano durante gli allenamenti e nelle gare. Noi praticamente facciamo nuoto, praticamente facciamo quasi tutti gli stili, dallo stile libero al dorso, alla rana e qualcheduno anche si cimenta nel delfino, in quanto abbiamo anche le gare, facciamo sia campionati italiani che campionati regionali e cerchiamo di prepararli al miglior modo possibile. L'attività è molto importante sia a livello fisico che a livello mentale, in quanto dà uno sfogo principale ai nostri atleti. L'avviamento alla quadricità è per quella classe di disabilità che ancora non ha raggiunto la perfezione e quindi lavoriamo su questi disabili, che sia fisici che mentali, in modo da poterli portare a un livello in modo... Diciamo che possono già prendere la nuotata, sia lo stile che il dorso principalmente, perché la rana è già un pochino più difficile per loro. La soddisfazione è indescrivibile, è immensa, soprattutto quando vedi i ragazzi che sorridono, vengono fuori, sono stanchi e soprattutto escono e ti dicono: Max, ti voglio bene, sei il nostro miglior amico e continuiamo così a divertirci insieme. Gli obiettivi per loro sono fondamentali, in quanto si vanno a cimentare poi con altri e vedono le loro capacità, dove possono arrivare, cosa possono offrire, cosa possono dare, e valutandoli insieme ad altri atleti possiamo stabilire il loro grado di maturità agonistica. E quindi loro, entrando in acqua, dà una soddisfazione, già un tocca sana all'organismo. In più loro con la loro mentalità, con la loro fisicità, con le loro cose, riescono a esplodere e dare il loro massimo, che alla fine chi lo vede, chi lo vive tutti i giorni, è una gioia immensa. Bisogna provare e vedere. Abbiamo bisogno di nuovi volontari, di nuovi tecnici che ci possano aiutare, perché i bambini e i ragazzi sono veramente tanti e continuano ad aumentare, e quindi il mio appello è: se qualcheduno ha piacere di venire a provare, di guardare e di toccare con mano questa realtà, le porte sono aperte e buona nuotata.
Andiamo ora dal nostro esperto, il dottor Federico Moine, che come sempre ci spiega in maniera chiara e puntuale gli aspetti gestionali del terzo settore. Dottor Moine, il socio volontario può anche essere lavoratore? La domanda è molto importante perché il codice del terzo settore ha sancito finalmente un principio fondamentale. Il volontario non può anche essere lavoratore dell'ente presso il quale svolge la propria attività di volontariato. Vi è una incompatibilità assoluta, come anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sancito in diverse circolari, nel senso che non può coesistere la figura del lavoratore e del volontario. Tutto questo, in ultima analisi, rappresenta anche una tutela per il lavoratore, perché? Perché sennò sarebbe facile aggirare l'ostacolo facendo passare per volontariato delle ore in cui viene effettivamente prestata un'attività lavorativa e magari non viene retribuita. Quindi la risposta in questo caso è negativa. Se ho un rapporto di lavoro con l'associazione presso appunto la quale opero, non posso essere contestualmente volontario della stessa, sono un lavoratore. Ringraziamo come sempre il dottor Moine, che ritroveremo nella prossima puntata. E ora arriviamo al cuore di ASHD con le sue atlete Ilaria e Anna, che ci raccontano la loro esperienza, la soddisfazione e le gioie di praticare il nuoto, sia per stare insieme agli amici che a livello agonistico per vincere le gare naturalmente. Ilaria, ci racconti un po' quali sono gli sport che pratichi qui in AST? Nuoto. E ti piace fare nuoto? È la mia passione fin da bambina. E fai anche le gare? Sì. E cosa provi quando sei in acqua? Di essere libera e essere molto impegnata nell'attività. Ti senti un po' un pesciolino? Sì, tipo Ariel, la principessa Disney. E qui con gli altri ragazzi e le altre ragazze, come ti trovi? Bene. Un ottimo rapporto di amicizia. E vai anche a fare le gare, hai detto, vero? E ti piace fare le gare? Sì. E vinci ogni tanto? Un po' delle volte sì, ho fatto una gara particolare per una memorial di una nostra tecnica che è mancata, e per lei le mie vittorie sono due volte prima l'avevo dedicata. L'anno scorso siamo partecipato dei nazionali ad Abano Terme e la grande emozione è stata salire di nuovo sul podio, che è arrivata sia seconda che terza. E in che discipline del nuoto? Stile libero e dorso. E anche staffetta a stile. Ah, ok, quindi fate anche le gare in gruppo. È la parte più bella del nostro sport. Perché? Che sto insieme a gareggiare insieme alle mie amiche. E vuoi magari invitare altre persone a venire a fare sport insieme a voi? Sarebbe bello allargare il gruppo, avere nuovi amici, fare nuove conoscenze. Anna, invece tu che sport è che pratichi qui in associazione? Nuoto. Anche tu nuoto. Nuoto è proprio, come dire, lo sport che va per la maggiore. E come mai hai scelto proprio il nuoto? Perché mi piaceva provare e quindi ho detto dai, vediamo di provare, allora l'ho provato e mi piace. E cosa ti è piaciuto del nuoto? Nuotare come una sirena, come se nuotavo così. Anche tu come Ilaria fai le gare? E cosa ti piace del fare le gare?
nuotare in vari stili e stare con le amiche. E quando fai le gare senti un po' la pressione, diciamo, della competizione o sei tranquilla? No, sono agitata. E cosa fai per superare questa agitazione? Mi rilasso, mi faccio esercizi per rilassarmi. E qui siete tanti che praticate il nuoto, siete un bel gruppo, vi trovate anche fuori dall'associazione per passare? Ogni tanto sì. E cosa fate? Merenda insieme, festeggiare compleanni. E i vostri allenamenti sono impegnativi? Cosa fate per esempio quando fai un allenamento di nuoto? 8 vasche a stile, 8 vasche a dorso, 4 vasche a stile, 4 vasche a dorso. Che emozioni provi quando sei in acqua? Perché ti piace così tanto? Perché l'acqua mi rilassa, è un scioglimento per il fisico. Restiamo sul territorio del Novarese con AMPANA, la sezione di Novara, appunto, Associazione Nazionale Protezione Ambiente, Natura e Animali, che tra le tante attività che svolge è anche impegnata con non poca soddisfazione da diversi anni in progetti di educazione con i più piccoli. Nelle scuole elementari, medie e superiori della provincia promuove progettualità che affrontano diversi temi, dalla conoscenza degli animali a imparare come relazionarsi con loro, al bullismo e il suo contrasto proposto attraverso storie e personaggi del mondo animale, per fare alcuni esempi. Ma sentiamo dalla presidente Emanuela Zonca le tante iniziative che AMPANA sta svolgendo in collaborazione con le scuole del territorio. Sono tanti anni che noi siamo nelle scuole perché pensiamo che la didattica zoofila, quindi non solo parlare di animali, ma anche portare gli animali a scuola, quindi far una pratica anche dedicata proprio al laboratorio con i bambini sia la cosa migliore. Gli animali sono degli insegnanti stupendi, sono dei mediatori fantastici. Il nostro primo laboratorio è quello che parla dei pipistrelli. Noi questo laboratorio lo iniziamo dal giorno successivo all'Halloween. Perché? Perché sai che i bambini, per quanto riguarda i pipistrelli, in Halloween li disegnano bruttini, con questi denti aguzzi, tutti neri, spaventosi. In realtà i pipistrelli non sono così. Infatti, proprio per questo è nata la nostra favola Lello il pipistrello Monello, scritto dalla giovane scrittrice Laura Travaini, che ormai ci segue negli anni. In questo caso Lello il pipistrello Monello è un laboratorio per la scuola dell'infanzia e per la prima e seconda elementare. Quindi i bambini imparano a rispondere a qualche domanda per quanto riguarda i pipistrelli. Quindi è vero che sono brutti, è vero invece che ci amano particolarmente, è vero che sono utili, si attaccano ai capelli, ci mordono, succhiano il sangue, sono dei piccoli vampiri. Quanto sono grandi i pipistrelli? In realtà, rispondendo a tutte queste domande, imparano proprio a come funzionano le zampine dei pipistrelli, come mangiano i pipistrelli, perché sono utili per noi. Inoltre spieghiamo anche ai bambini qual è la vita, il ciclo di vita del pipistrello, quindi da quando nasce, dalla pancia della mamma, perché è l'unico mammifero volante che abbiamo, fino a quando si innamora, tra primavera e estate, fino a quando poi va in letargo. Quindi noi ci inventiamo il fatto che con la festa di Halloween i pipistrelli sono tutti molto stanchi e quindi vanno in letargo, vanno a dormire e si sveglieranno in primavera con non solo la nostra lezione, ma con la festa di primavera, dove i nostri bambini avranno anche in regalo, eccola qua, la casa di Lello il pipistrello, la Bat Box. E le scuole inseriranno la Bat Box su un albero
nel loro spazio giochi per dire: guardate che la nostra scuola ama Lello il pipistrello, quindi siamo amici dei pipistrelli. Per quello che riguarda gli animali d'affezione, gli animali da compagnia, anche qui abbiamo un bellissimo progetto che si chiama La diversità è una risorsa che va rispettata. Il diploma che lasciamo ai bambini della scuola dopo aver seguito il nostro percorso. In questo caso partiamo dagli animali da compagnia, quindi il cane, il gatto. Cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci? Ma soprattutto come dobbiamo avvicinarci? Qual è il primo approccio? Come possiamo noi parlare con loro e farci capire? Quindi tutta la parte anche del linguaggio. Questo perché? Perché ai bimbi piace tantissimo. E quindi bisogna insegnare loro che si può parlare agli animali, ma bisogna anche ascoltarli. E non solo quando parlano con i loro versi, ma soprattutto col linguaggio del corpo, perché loro utilizzano quel modo di confrontarsi con noi. Oltre a parlare di tutti gli animali da compagnia, arriviamo anche a parlare di animali che sono all'interno delle fattorie didattiche, perché i ragazzi vanno in gita nelle fattorie didattiche sia con la scuola che con i genitori, quindi è giusto che imparino anche a confrontarsi. Bisogna rispettarli, non bisogna avvicinarsi urlando, bisogna proprio anche lì prestare un poco di attenzione. E passiamo poi agli animali, i cosiddetti selvatici, cioè quelli che non vivono con l'uomo ma vivono liberi, quindi va rispettata la loro libertà. Non possono essere tenuti, anche se possono essere carini come lo scoiattolo, come il riccio, che attirano molto i bimbi, la mini lepre, quindi il leprottino, oppure gli anatroccoli. Però in questo caso i bambini imparano da noi che li possiamo aiutare se sono feriti, li possiamo aiutare se sono in difficoltà, come e quando. Con loro creiamo un semplice kit di pronto soccorso, di primo intervento, che è classico con la scatola di scarpe, dove all'interno ci crei un piccolo nido per inserire poi l'animale ferito, e quindi poi da lì come trasportarlo senza sballottare la scatola, quindi è una cosa molto semplice, ma loro si divertono proprio nel costruirla. Un'altra cosa che imparano con noi bimbi è che poi questi animali, una volta che loro li hanno salvati, hanno fatto un bel gesto, ma poi vanno di nuovo liberati sul territorio. L'ultimo progetto che abbiamo nelle scuole, ma che in realtà è da anni, ed è Dante e la Luna, un progetto preparato proprio per elaborare il problema del bullismo. Noi abbiamo preparato questa storia che riguarda gli animali della foresta, in particolare gli animali del Madagascar. Quindi Dante, un piccolo toporagno molto gentile, educato, tenero, che viene preso di mira dai bulli molto grandi, che sono degli scoiattoloni, che non solo terrorizza Dante, che quindi lo costringe a vivere sempre sottoterra al buio, ma prende di mira anche gli scoiattolini più piccoli, finché a un certo punto non vengono avvicinati dalla grande star del momento in Madagascar, che è un rap, che è una scimmietta che con la musica rap, quindi con un jingle molto breve, aiuta gli animali della foresta a diventare più forti, quindi con la musica, il ballo e con il mimo, perché la storia non viene letta ma vengono presi degli spunti dove i ragazzi la mimano. In questa storia abbiamo anche due personaggi importanti che rappresentano i saggi, infatti sono il sole e la luna. Questi saggi aiutano gli animali della foresta nel loro percorso. E questi due personaggi alla fine i bambini scopriranno da soli, perché non c'è bisogno di dirglielo, perché sono molto avanti, che questi saggi sono i loro maestri, i loro insegnanti. E quindi imparano con la nostra storia che, come ha fatto Dante, si devono avvicinare ai saggi, quindi devono raccontare alle maestre cosa succede, prendersi per mano e così sconfiggere i bulli, che vengono isolati dalla classe ma poi vengono ripresi, perché capiranno che hanno sbagliato, che l'unione fa la forza. Quest'anno abbiamo raggiunto circa i 3.000 alunni
e ogni anno abbiamo le maestre che ci chiedono proprio di riprendere questi percorsi, questi laboratori, e per noi è una cosa meravigliosa. In chiusura vi ricordo che la trasmissione va in onda su Azzurra TV il giovedì alle 18 e in replica il venerdì alle 13 e alle 21.30. Su Video Novara il venerdì alle 20.30 e in replica il lunedì alle 18.30 e il mercoledì alle 17.30. Vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, la pagina Facebook e il profilo Instagram, per essere sempre aggiornati sulle tante iniziative e opportunità messe in campo dal Centro Servizi per il Territorio. Grazie ancora per averci seguito e vi aspetto alla prossima puntata.